Per il settore enologico, il 2022 non è stato solo l'anno della ripresa e della crescita, ma anche quello del Concours Mondial de Bruxelles, il più importante concorso a livello mondiale che ha visto protagonisti tra gli altri anche vini calabresi. Per chiudere al meglio un anno decisamente positivo è nata Wine World Calabria, una manifestazione pensata per dare la giusta visibilità ad aziende calabresi che nel corso del 2022 hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Una kermesse organizzata dall'assessorato alle politiche agricole della Regione Calabria in collaborazione con ARSAC, Comune di Catanzaro e Union Camere, che si è svolta al Teatro Politeama di Catanzaro e che ha raccontato quella che è la percezione del vino calabrese nel mercato mondiale. Da molto tempo si sta cercando in realtà di costruire una rete in modo tale che il vino possa essere conosciuto nelle diverse aree del mondo. Sì, è da un po' di tempo che si sta puntando sul brand Calabria per cercare di portare al sistema, rendere al sistema la promozione delle produzioni agroalimentari calabresi, vino compreso. Noi veniamo da un'esperienza come ente, come ARSAC, su delega del Dipartimento di Agricoltura, dall'organizzazione a Cosenza Rende dell'ultimo concours mondiale di Bruxelles sui vini bianchi e rossi, che ha avuto un notevole successo sia a livello nazionale che a livello internazionale, con 200 giurati che venivano da tutto il mondo. Questa è l'attività che ARSAC ha come compito d'istituto e su delega del Dipartimento di Agricoltura speriamo nei prossimi anni di poterlo portare avanti nel migliore dei modi, come sappiamo fare. Rispetto ad alcuni decenni fa, il vino calabrese oggi è conosciuto un po' di più per rispondere a quelle che sono le esigenze a livello globale? Guardi, la Regione Calabria negli ultimi anni ha investito delle cifre importanti sulle filiere. Quella vitivinicola è stata quella che maggiormente ha soffrito di queste attività e questi finanziamenti, e oggettivamente c'è da dire che il vino calabrese ha un riconoscimento nazionale e internazionale molto ma molto importante e suggestivo. Questa sera vogliamo tentare di misurare come questa attività sia stata possibile. Abbiamo invitato giornalisti di carattere nazionale per calibrare, per capire quali sono, dove siamo arrivati e dove si può arrivare. Sul piano della qualità sicuramente la Calabria è quasi la Pallissiano, direi, che ha fatto salti in avanti. Oramai sono più di 20 anni, più di 20-25 anni che la Calabria produce grandissimi vini, e si tratta appunto di, da parte della critica secondo me soprattutto, superare questa pigrizia mentale. Poi chiaramente è importante anche per i consorzi muoversi, organizzare, invitare le persone a vedere questa meravigliosa terra che è ricca di tantissime cose stupende che stanno diventando sempre più rare nel mondo moderno, e quindi è importante farsi conoscere. È il caso di dire che evidentemente, seguendo le sue parole, occorrerebbe che ci fosse in primis la politica, ma poi che ci fossero anche le aziende e gli stessi cittadini, una promozione che possa riunire un po' tutti, okay. Partendo da un aspetto anche culturale. Sono tre cose diverse. Secondo me la politica non deve occuparsi della promozione, se ne dovrebbero occupare le aziende. La politica deve garantire strade veloci, treni puntuali, mezzi di trasporto per arrivare facilmente in questa regione, che è ancora un poco complicato nonostante anche qua siano stati fatti tanti passi in avanti. Le aziende devono capire che un albero non fa la foresta, che la gente preferisce vedere le foreste, e quindi devono intensificare sicuramente le relazioni. I consumatori calabresi devono avere orgoglio di quello che si produce. E quindi, quando devono regalare una bottiglia di vino, regalino una bellissima bottiglia di vino calabrese che fanno bella figura, anzi, come diciamo a Napoli, sparagni e comparisci, cioè, che vuol dire risparmi e fai bella figura. Comunque per le infrastrutture ci stiamo lavorando, eh? Sì, sì, quindi, sì, certo. Quella è importantissima. Io sono più di 30 anni che frequento questa regione e sicuramente c'è stato un periodo che era veramente difficile durante il rifacimento dell'autostrada, però adesso sono state molto 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 più facili, anche come collegamenti, devo dire, con il Freccia Bianca. Sarà ancora migliorata tutta la situazione. Speriamo. La politica regionale sta lavorando. Meno male. Grazie un po' con noi. Grazie.
i vini calabresi per me sono stati una grandissima scoperta, e in quanto ho avuto la fortuna di partecipare da giurata al concorso mondiale di Bruxelles lo scorso maggio, e lì ho fatto proprio un focus, una scorpacciata di vini, e ho scoperto una regione ricchissima che già in parte conoscevo grazie alle mie esperienze professionali, però devo dire che venire in loco e assaggiare la varietà e la ricchezza e l'ampiezza della gamma dei vini calabresi mi ha colpito e mi ha fatto venire voglia di tornare, tant'è che a distanza di meno di 6 mesi sono tornata. Oltre ai vini più famosi, quindi quelli della zona del Cirò, ho molto apprezzato anche i vini rosati, che tra l'altro sono le mie passioni, e anche la Nouvelle Vague delle bollicine, che tra l'altro sono anche il trend del momento. L'area tirrenica-ionica, quindi sono due qualità, due tipicità relativamente al vino. Sì, sicuramente, anche perché la Calabria credo che sia l'unica regione sicuramente in Italia, ma forse anche nel mondo, ad avere la fortuna di trovarsi una catena montuosa importante che degrada poi lentamente verso appunto due mari, e quindi conosce l'alta montagna, l'alta collina, la media collina e la bassa collina, dunque una varietà, un insieme di sfumature pazzesche che poi si ritrovano nei vini, e questa secondo me è la vera peculiarità ed è l'elemento da valorizzare all'interno del vino calabrese. Sono qui dopo quasi 6 mesi di assenza in Calabria per consegnare finalmente ufficialmente con la Regione Calabria i premi ottenuti dai produttori calabresi. Devo dire che quest'anno la partecipazione delle aziende calabresi è stata molto molto importante e che i premi sono stati altamente a livello della partecipazione delle aziende. Finalmente la Calabria si ritrova sulla platea vinicola internazionale, lo merita. E abbiamo aperto con l'ospitalità del Concours Mondial de Bruxelles a Rende, abbiamo aperto veramente un mondo a tutti i nostri degustatori internazionali, tenete conto che vengono da quasi 52 paesi diversi, dall'Asia all'America e all'Europa, e quindi abbiamo cercato di portare avanti le denominazioni calabresi. Credo che ora le aziende hanno già un passaporto, un valore aggiunto in più per andare alla conquista dei mercati esteri, ma anche sul mercato italiano ovviamente. Da sempre Francia e Italia si contendono il primato, a partire dallo champagne, dallo spumante e anche per i vini. Per quanto concerne ancora oggi l'aspetto economico, la Francia è prima. È una questione anche di rete di distribuzione, è molto più organizzata, lo dobbiamo dire. Però loro si contendono il primato, sono due grandi nazioni da questo punto di vista, anzi direi anche da questo punto di vista. Ma secondo me non c'è proprio concorrenza, la Francia e l'Italia hanno... È una sana concorrenza. Sì, no, ma diciamo che hanno una produzione diversa, hanno un modo operativo molto diverso, però non può dimenticare che l'Italia comunque sugli Stati Uniti, per esempio, sui paesi del nord dell'Europa, sono al di sopra della Francia in termini di numeri di esportazioni. Ora è vero che la Francia ha una struttura di funzionamento collettivo che non ha l'Italia e che l'Italia non riesce ad avere, questo veramente è un grande peccato, però al contrario l'Italia ha la forza del Made in Italy, che coinvolge non solo il vino, però che col vino porta la cultura, la moda, il lusso, il cibo, la mozzarella, la pizza, che sono parole internazionali. Questa la Francia, a parte lo champagne, non ce l'ha. Quindi diciamo che siamo cugini. E quindi dobbiamo cercare noi calabresi di inserirci nei diversi circuiti mondiali. Assolutamente, ma credo che la Calabria è pronta già da un paio d'anni, solo che con questo evento del concorso abbiamo affermato la sua presenza, la sua attività di qualità nel settore vitivinicolo, quindi bisogna andare al lavoro, rimboccarsi le maniche e andare. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti per questo momento importante per la Calabria, ma anche per il Concours Mondial de Bruxelles. Approfitto per ringraziare l'assessore Gallo, che ho conosciuto quasi un anno fa, e la sua prima domanda quando ci siamo incontrati mi ha detto: ma cosa dobbiamo fare per essere
Qual è stata l'edizione più importante del Concorso Mondiale di Bruxelles, quella che è rimasta nella mente di tutti i giudici? Mi ha detto, sinceramente, è stata la Sicilia nel 2010. Mi ha detto, allora sarà ancora meglio con la Calabria. E devo dire che ha mantenuto veramente la premessa. Abbiamo avuto un'edizione intensa emotivamente, intensa a livello di scoperte enologiche, intensa a livello di impegno, non lo posso negare, però dobbiamo anche ringraziare innanzitutto Gennaro Convertini, che è giudice al concorso da tanti anni e qua in quella zona, e è stato proprio testardo, devo dirlo, però in questo caso è veramente una qualità, e ha fatto di tutto per portare l'evento in Calabria. Devo dire che avete la fortuna, e questo lo dico senza interesse individuale ovviamente, io frequento molto l'Italia perché rappresento il Concorso Mondiale di Bruxelles in Italia, quindi sono in contatto con tante istituzioni. Devo dire che l'assessore Gallo ha una passione, ha una coscienza del proprio territorio e di dove lo vuole portare, molto innesta in lui. È un vero leader che dovete seguire, secondo me, assolutamente. Spesso l'Italia manca di fare gruppo. Poco fa parlavo con una televisione locale e mi dicevano sì, però i francesi di qua e i francesi di là. L'Italia, il suo problema è che non camminate mano nella mano, camminate tutti assieme in Calabria e vedrete i risultati nell'arco di pochissimo tempo, quindi seguite il vostro leader. Bene, grazie per lui. Allora, come avete sentito, no? Non è italiana, è francese, quindi insomma ci ha bacchettato subito da francese. Comunque ci sta, la possiamo prendere. Allora, assessore, lanciamo due parole per le aziende che hanno preso medaglia, che adesso chiamo sul palco. Beh, io ho parlato già tanto, voglio ringraziare sia Karim per le belle parole, addirittura straordinarie, nei miei confronti. Insomma, nessuno mi ha chiamato mai leader, e quindi non mi sento leader, mi sento soltanto uno che in questo momento ha il potere di servire la Calabria, e credo che questo serva e servirà se si potrà fare questa azione anche con un po' quella che è la mia cultura della competizione, della sfida. Ecco, io mi creo delle sfide giorno dopo giorno, e la sfida di essere la migliore, o meglio la più ricordata in senso positivo edizione del concorso, è stata la sfida che ci siamo posti e che abbiamo cercato di giocare insieme agli amici che hanno collaborato, i tantissimi amici, io li voglio recitare, il Dipartimento, ARSAC e tutti coloro i quali hanno lavorato. Avevo dimenticato prima i ragazzi dell'Istituto Agrario di Cosenza, che sono stati bravissimi, che hanno partecipato e che hanno anche dimostrato l'orgoglio della partecipazione. Uno dei più bei, gli attestati più belli di quella edizione, di questa edizione, è stato un commento su Facebook di un ragazzo di quell'istituto che ha raccontato di essere stato orgoglioso di aver partecipato a questa edizione in rappresentanza della nostra regione. I ragazzi ci possono insegnare tanto, e credo che noi dobbiamo fare tesoro di quello che i ragazzi lucidamente ci dicono, per cui grazie, e spero di poter fare anche tante altre cose insieme a voi, per esempio sull'olio, perché la sfida che vi lancio è quella di fare un concorso sull'olio, perché noi siamo bravi nel vino ma siamo molto più forti sull'olio. Raccogliamo sicuramente la sfida. Thank you.
since a long time, we will now announce the next destination of the Concours Mondial of Brussels. Very big surprise. Next year, we will be in Croatia, in Istria, in Croatia.